Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi sono qui a spiegarvi cosa sta succedendo, perlomeno cercare di spiegarvi cosa sta succedendo, come siamo finiti fino qua, a questo punto. Naturalmente lo faccio in base a quello che ho letto in tutti questi anni e secondo il mio punto di vista. Non sto dicendo che prendete per oro colato quello che vi dico. Non sto dicendo di aver ragione al 100%, vi sto dicendo quello che ho capito io finora della situazione, e lo so anche che tanti di voi mi hanno avvisato di non dire più niente, di pensare a me, e io mi sento di dirvi quello che sta succedendo. Quindi se avete 5 minuti cercate di seguire il filo del discorso, perché è molto complicato, però cerco di rendervelo più semplice possibile, in modo che tutti capiscano. Allora, dopo gli scontri rossi, gialli, eccetera, eccetera, il generale Prayut ha fatto un colpo di Stato, proprio nel senso ha arrestato tutti i capi dei partiti che non riuscivano a mettersi d'accordo ed è salito lui al potere. Si sono fermati gli scontri, la situazione si è congelata proprio. Dal 2014 al 2019 non è successo quasi niente di rilevante. Naturalmente, essendoci militari al potere, la Thailandia ha vissuto degli anni di economia, praticamente era andata a farsi benedire, eccetera, eccetera. Comunque, arriviamo al 2019, dove hanno indetto le elezioni, i militari si sono decisi, dopo varie pressioni esterne, a indire le elezioni. Qui il gioco delle tre carte ha sempre funzionato ed è funzionato anche questa volta. Il generale Prayut ha vinto l'elezione. Si è verificato però un evento particolare, cioè il neo formato partito degli arancioni è arrivato terzo, secondo i dati ufficiali è arrivato terzo. Sono corsi ripari, hanno sciolto subito il partito degli arancioni perché potrebbe essere un pericolo futuro ed hanno istituito un senato composto di 250 persone non elette, messe lì dai militari apposta come garanzia di una futura sistemazione delle cose, diciamo. 250 senatori non eletti che però hanno diritto di voto nell'elezione del primo ministro futuro. Arrivati al 2023 hanno rifatto le elezioni e questa volta, con grande sorpresa, hanno vinto gli arancioni, hanno vinto. Pensavano che avessero vinto i rossi, l'altro partito di opposizione, cioè non allineato con i militari, e invece ha vinto gli arancioni. Oddio, hanno vinto, hanno avuto 151 membri del Parlamento su 500, che però alleandosi con i rossi e con qualche partito minore, su 500 posti, dicevo, di membri del Parlamento erano riusciti ad arrivare a 320, 310, 320, quindi la maggioranza c'era. Però i 250 senatori li hanno votato tutti contro, quindi sono tornati in minoranza. Non è riuscito a formare il governo, hanno fatto di tutto per tirarlo giù, ci sono riusciti. E settimana scorsa hanno sciolto il partito degli arancioni proprio, l'hanno proprio sciolto. Naturalmente si sta riformando ancora con altre persone, eccetera, eccetera. Sciolto questo partito è rimasto praticamente quello di Rossi, che ha candidato il loro primo ministro. Cioè ne abbiamo condiviso tre esattamente, e uno di loro era Sretta Thavisin, che è quello che ieri hanno destituito. Cosa succede? Allora, i 250 senatori hanno finito il loro mandato a maggio, giugno di quest'anno, appena dopo le elezioni. Però 40 di questi senatori, 40, hanno denunciato Sretta, il primo ministro, perché tra le sue file del governo c'era un signore che
che aveva cercato di corrompere nel 2008 la corte e si è fatto anche 6 mesi di carcere, tra l'altro. Dopo la denuncia i senatori sono sciolti, basta, non ci sono più. Adesso andranno eletti altri 200, un altro discorso. Comunque questa denuncia è andata avanti fino ad arrivare a ieri con la condanna, che hanno detto il primo ministro doveva sapere chi lavorava con lui, non è, è inammissibile che non sappia che lui sia stato condannato a 6 mesi di carcere, quindi l'hanno ritenuto colpevole e destituito praticamente. Cosa succede adesso? Domani devono eleggere un altro primo ministro, oddio, devono, dovrebbero eleggere un nuovo primo ministro. Però tra i candidati del primo ministro vale la lista dell'anno scorso, 2023. C'erano 3 rossi, uno degli arancioni Pita, che però è squalificato, la settimana scorsa l'hanno squalificato, quindi non c'è più. Anutin, Prayut, l'ex primo ministro, che però lavora come consigliere speciale del re, quindi mi sa che da lì non si sposta più, e 2 o 3 altri, che però hanno ricevuti, hanno troppo pochi seggi per essere un primo ministro accettabile. Quindi fate le dovute divisioni, papabili o non papabili, rimane la figlia di Thaksin, che però è troppo giovane, 37 anni, e Thaksin, il padre, che praticamente è lui il capo dei rossi, sta decidendo di non fargli fare, di non metterla lì subito adesso, perché potrebbe bruciarsi, quindi escludiamo lei. L'altro candidato dei rossi è troppo vecchio, dicono, è troppo vecchio, è una persona in gamba ma è troppo in là con gli anni, quindi niente da fare. Rimane Anutin, il mio amico, e 2 dei partiti minori, che però, come dicevo, sono poco, non andrebbero bene, non lo vorrebbero, non li vorrebbero nessuno. Sarebbe una corsa a 2 tra Anutin e la figlia di Thaksin. E qua è meglio che mi sto zitto. Cosa succede adesso, un'altra volta? I senatori appena eletti, perché i 250 non eletti da nessuno sono sciolti, se non ci sono più, ne hanno messi altri 200, che però eletti tra di loro, tra popolo e popolo, che però non hanno diritto di voto per il primo ministro, quindi si deciderà solamente nella Camera Bassa, che sono 500, vi dicevo. Questi 500 dovranno votare per i candidati primo ministro. Tutti i programmi finora portati avanti da Sretta, quello che hanno deposto ieri, e cioè il ponte mobile da Ranong a Chumphon, la paga minima a 400 baht, i 10.000 baht da dare a tutti i thailandesi indigenti, gli sviluppi, le tasse, cioè sono tutti programmi che adesso vengono anche loro messi nel freezer, congelati, perché non si sa se il nuovo primo ministro porterà avanti questi discorsi oppure prenderà un'altra strada. Praticamente ad oggi ci troviamo senza opposizione, quasi senza, e senza primo ministro. Non è una bella situazione, come ben potete immaginare. Perché? Perché gli investitori si innervosiscono, le borse si innervosiscono, quando non c'è stabilità politica si innervosiscono un po' tutti. Non vorrei che andassero a ritoccare le esenzioni dei visti ancora, perché quando non sanno con chi prendersela, di solito è colpa del Farang, di solito. Questa è una cattiveria, permettetemela, scusatemi, ma tante volte è stato così. Vediamo domani come, chi verrà eletto, se verrà eletto, e cosa ci diranno naturalmente nei prossimi giorni. Io adesso chiuderei così. Spero di essere stato il più conciso possibile e che abbiate capito tutti. Se avete qualche domanda, naturalmente scrivetemela sotto. Ciao a tutti, bye bye.